Ragazzi, quella che vi porto oggi è una serie storica del canale. Chi compra la Juve, te lo dico io. Ricordo veramente tantissimi episodi, quelli in cui si parlava di Icardi, si parlava di Higuain, si parlava di Cavani, si parlava di Bale, si parlava di Emre Can, di Douglas Costa, di Bernardeschi. Ci sono stati veramente tantissimi nomi, Dani Alves, Khedira, lo stesso Cristiano Ronaldo, veramente Pogba, i ritorni, tantissimi nomi, una marea. E quest'anno siamo un po' più contenuti, devo dire la verità, ve lo dico già da adesso. Vi spiego un po' che cosa ho fatto per questo video. Sono andato a raccogliere tutte quelle che sono state le voci di mercato, o comunque quelle più insistenti, inerenti alla Juventus come calciatori potenzialmente in entrata. Vi dico subito, dato che ci hanno insegnato che si guarda Transfermarkt, ho guardato Transfermarkt. Ho utilizzato le loro valutazioni, le loro immagini, le loro informazioni e oggi non andrò a darvi delle vere e proprie valutazioni o opinioni, semplicemente andrò a riportarvi quelle che sono appunto le valutazioni, le posizioni, le scadenze di contratto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo video praticamente è un riassuntone per quelli che non hanno avuto tempo o modo di capire tutto quello che è stato detto per la Juventus e di quelli che sono potenzialmente i calciatori interessanti per la Juve. Io prima di iniziare vi chiedo una cortesia, tanto di lasciare un mi piace a questo video perché è davvero una serie storica di questo canale YouTube e sono contentissimo di poterla portare tutti gli anni e tutti gli anni vedo che siete incuriositi e vi piace comunque. In seconda battuta lasciate un commento al termine della visione se avete altri giocatori che magari non sono stati inseriti in lista, ma che avete visto accostati alla Juventus. Vi dico subito, principalmente ci saranno dei terzini destri perché c'è da sostituire Cuadrado e poi si parla di esterni, dato che è uscito Di Maria e di centrocampisti, dato che è uscito Rabiot. Poi non significa che questa sarà la guida definitiva al calciomercato della Juve, perché non è così. Ovviamente se poi esce, che ne so, Chiesa, allora magari si cercherà un sostituto di Chiesa. Se uscirà Vlahovic, si cercherà un sostituto di Vlahovic. Se uscirà Bremer, si cercherà un sostituto di Bremer. Ad oggi, per quelle che sono le indicazioni, per quelli che sono i giocatori che ha lasciato la Juve e con l'ufficialità del riscatto di Milik, bene o male si cerca un esterno destro, un'ala e un centrocampista per sostituire appunto Cuadrado, Di Maria e Rabiot. E aggiungo io, c'è un terzino sinistro all'interno della lista, ma poi ne parleremo perché ce n'è solo uno. Ho detto tutto quello che dovevo dire per iniziare e quindi possiamo passare al primo nome che è Timothy Weah, figlio di George Weah, che conosciamo ovviamente molto bene. Tra l'altro mi fa ridere perché proprio in questi istanti si sta parlando della possibilità del figlio di Thuram al Milan, invece noi parliamo della possibilità del figlio di Weah alla Juventus. Veramente meraviglioso. È un classe 2000, è un americano con passaporto francese e ringrazio i ragazzi che nell'ultimo video mi hanno fatto notare che aveva il passaporto francese, esattamente, quindi non è un extracomunitario. Come avevo detto, piccolo errore insieme all'errore che ho fatto sempre ieri nel dire che la Polonia aveva vinto per 3-2 quando invece aveva perso per 3-2. Va bene, ho fatto 4 ore di macchina, ragazzi. Chiedo scusa per queste imprecisioni. Nasce ala offensiva, può giocare anche come punta. In stagione si è visto spesso come terzino destro e come terzino sinistro. Vi ho detto anche a volte nemmeno come titolare. È in forza al Lille, ha una scadenza al 2024 e questo è il motivo principale per cui diventa un nome interessante per squadre come la Juventus che stanno cercando un rinforzo proprio in quelle zone. E come vi dicevo, le valutazioni sono quelle di Transfermarkt, che non significa che verranno ceduti, comprati, acquistati a questa cifra qua, è la valutazione generica che ha il calciatore adesso. Poi ovviamente vedremo anche altri giocatori che hanno delle valutazioni che sappiamo essere distanti rispetto a quelle di mercato. Questo è il primo profilo, è un giocatore che può ricoprire veramente più ruoli, un vero e proprio jolly. Sacha Boué, ne abbiamo già parlato, è un classe 2000, è francese, è un terzino destro di ruolo, poi può giocare pure a sinistra, è del Galatasaray, ha il contratto in scadenza al 2025, ha una valutazione di 16 milioni, però c'è da aggiungere che la Juventus e il Galatasaray stanno già discutendo altre trattative, come quelle che potrebbero portare appunto in Turchia McKennie o Zakaria o Moise Kean, e sappiamo che oltre a Sacha Boué, come potenziale erede di Cuadrado, la Juventus sta trattando pure Zaniolo come potenziale erede di Di Maria, ovviamente dal punto di vista numerico si parla di eredi, quindi questo è un giocatore che potrebbe arrivare alla Juve all'interno di un incastro di calciomercato ed è giusto metterlo all'interno dei nomi papabili per quella fascia lì. Timothy Castagne,
qualche settimana fa, anzi qualche giorno fa, vi dicevo il nome più caldo e più concreto perché sembrava veramente il giocatore ideale per la Juventus. È un classe 95, è belga, conosce la Serie A, ha già giocato nell'Atalanta, è un esterno destro che può giocare sia alto che basso, quindi come terzino, e ovviamente può giocare anche a sinistra. È in forza al Leicester City, che è retrocesso, ha una scadenza del contratto nel 2025, la valutazione è di 25 milioni, anche se il fatto di non giocare comunque in Premier League sarà molto molto pesante, e quindi questa valutazione di 25 milioni non può essere veritiera. Si dice che con 12-15 milioni al massimo si possa chiudere la trattativa con il giocatore che potrebbe essere interessato a vestire la maglia della Juventus. Vediamo se sarà davvero lui il terzino destro a spuntarla all'interno di questa lista quasi infinita di giocatori che possano veramente mettersi lì in quella zona di campo. Alvaro Odriozola, un'altra vecchia conoscenza della Serie A, è un classe 1995, spagnolo con un'esperienza già alla Fiorentina, è un esterno destro, alto o basso, quindi può giocare come terzino o come esterno di centrocampo, è del Real Madrid, quest'anno non ha giocato tantissimo, ha un contratto in scadenza al 2024 che immagino che non verrà rinnovato, e secondo Transfermarkt ha una valutazione bassa di 5 milioni, quindi questo può essere potenzialmente un colpo, un giocatore che già conosce la Serie A, un giocatore che è in scadenza di contratto, un giocatore che a Real Madrid non trova posto, un giocatore che potrebbe veramente arrivare per una manciata. Poi, se devo dirvi, sarei entusiasta dell'arrivo di Odriozola come titolare nella Juventus? Probabilmente no, però per dovere di cronaca vi riporto pure lui insieme al suo fratello del Real Madrid, e cioè Lucas Vázquez. Lo ricorderete tutti per quel rigore, io rido ma c'è poco da ridere, con Benatia, è un classe 1991, è spagnolo, esterno destro, alto o basso, poi lui può giocare pure come ala, l'abbiamo visto in più di un'occasione, è ovviamente anche lui al Real Madrid, la scadenza del contratto è sempre al 2024, quindi giocatore che può uscire, questo è il più vecchio del gruppo, il 91, più vecchio pure di me, quindi vuol dire che è vecchio, vero? Ha una valutazione di 8 milioni di euro, ecco, io spero che la Juve tra tutti questi non vada a prendere proprio Lucas Vázquez, perché immagino che abbia anche uno stipendio abbastanza importante, è un classe 91, piacerebbe avere un po' più di freschezza su quella fascia lì, anche perché lo vedo molto come un giocatore offensivo più che un giocatore che possa ricoprire, che ne so, la linea 4 di Allegri o la linea 5 di Allegri. Mi stupirebbe, ecco, vedere Lucas Vázquez in quella posizione, poi sono pronto eventualmente a ricredermi. Emil Holm è un classe 2000, è svedese, conosce la Serie A, ci gioca, è un esterno destro, alto o basso, infatti è dello Spezia, Serie A per modo di dire, nel senso che anche loro sono retrocessi, la scadenza del contratto è al 2026, è una valutazione di 5 milioni, era un giocatore che si era chiacchierato comunque anche durante il campionato, vediamo dove andrà, se rimarrà in Serie A cambiando ovviamente squadra, perché poi lo spareggio l'ha vinto l'Hellas Verona, o se invece cambierà proprio campionato. Pasquale Mazzocchi è un altro giocatore che comunque è stato chiacchierato nelle ultime settimane, mi è arrivato anche un messaggio, non dirò da parte di chi, dicendomi di monitorarlo, perché sembrava uno dei nomi più caldi e interessanti per la Juve, è un classe 95, è italiano, è un esterno destro alto o basso e può giocare pure a sinistra. È in forza la Salernitana, ha una scadenza del contratto al 2026, una valutazione complessiva di 4.8 milioni, poi bisogna vedere se effettivamente quella valutazione è reale oppure no. Singo è un derby, perché è un giocatore che gioca già in Serie A, gioca già a Torino, classe 2000, univoriano, è un esterno destro, alto o basso, è in forza al Torino, ha una scadenza del contratto al 2024, quindi vediamo se il Toro vorrà monetizzare all'interno di questa sessione di calciomercato per non rischiare poi di perdere il calciatore a parametro zero tra qualche mese. Ha una valutazione di 12 milioni di euro, però probabilmente qua si può lavorare un pochettino, a meno che poi non venga fatto un rinnovo di contratto, leggevo che comunque c'era la possibilità di lavorare a un rinnovo di contratto da parte di Singo, però potrebbe essere un buon colpo, potrebbe essere un giocatore interessante. E poi abbiamo finito i terzini destri, vi mostro l'unico terzino sinistro all'interno di queste grafiche, di questa raccolta, e cioè Fabiano Parisi. Che cosa significa? Parto da... anzi,
alla fine. Classe 2000, italiano, esterno sinistro, alto o basso, è dell'Empoli, scadenza del contratto 2025, quindi se lo vuoi monetizzare questo è il momento giusto, valutazione di 10 milioni di euro, anche se secondo me è anche qualcosina di più, intorno ai 15. Però perché tantissimi terzini destri e un solo terzino sinistro? Probabilmente perché la Juve è stata colpita, stregata da questo giocatore in particolare, e si stanno facendo anche degli altri discorsi per incastrare il prestito di Ranocchia che non è stato riscattato al Monza, quindi Parisi potrebbe essere un giocatore interessante. Tra l'altro leggevo che Vicario sta trattando con il Tottenham addirittura, quindi l'Empoli quest'anno potrebbe essere assalito da squadre che vogliono dei giocatori interessanti. Si cerca l'erede di Cuadrado, però si sa anche che a sinistra non siamo messi benissimo, poi bisogna capire se gioca 4 o se gioca 3, perché se si gioca 4 allora un terzino sinistro va preso perché non ne hai, se si gioca 3 c'è Kostic e come riserva c'è Ealing, quindi magari non c'è nemmeno la necessità, a meno che non venga venduto uno tra Kostic e Ealing. Quindi il fatto che si cerchino sì degli esterni destri per sostituire Cuadrado, ma tanti li abbiamo visti possono giocare sia a 5 che a 4, e un solo terzino sinistro mi fa dire: lo vogliamo perché abbiamo necessità o vogliamo lui perché è un incastro particolare di mercato? Ai posteri l'ardua sentenza. Davide Frattesi, passiamo al centrocampo. Classe 1999, italiano, centrocampista, è una mezzala che ama inserirsi, è in forza al Sassuolo, ha un contratto in scadenza al 2026, quindi ancora abbastanza solido, ha una valutazione di 25 milioni di euro. Sappiamo che in realtà la valutazione è più alta, sappiamo che si ragiona intorno ai 30-35 milioni, sappiamo che la Juventus poche ore fa ha incontrato il Sassuolo per capire un pochettino quelle che sono le intenzioni del club neroverde, per capire se c'è l'Inter particolarmente avanti, se ci sono altre squadre. Io adesso vi dico: occhio al Milan, attenzione al Milan, perché nelle ultime ore, nelle ultimissime ore, il Newcastle ha avanzato una proposta tra i 70 e gli 80 milioni di euro per avere Sandro Tonali, che sembra intenzionato ad accettare questa proposta. Andrebbe a giocare all'interno della Premier League, il campionato più bello del mondo, comunque in Champions League, perché il Newcastle si è qualificato come quarto a 4 punti dal terzo posto dietro lo United, all'interno di un progetto ambizioso, in un club che ha veramente tanti soldi, che offre un contratto più che raddoppiato al centrocampista del Milan, con il quale ha già vinto lo scudetto e quindi probabilmente ha portato a termine anche una sorta di percorso personale. Ricordiamolo, Tonali ha sempre detto di essere tifoso del Milan, tra l'altro scudetto l'ha vinto da protagonista. Non mi sorprende vedere dei giocatori in uscita dalla Serie A verso la Premier League a quelle cifre lì, perché secondo me 70-80 milioni in Italia sono quasi tutti cedibili. Dico quasi perché magari ancora un paio di giocatori, qualcosina in più, le società le possano chiedere, ma se arriva la società inglese e ti mette 60-70-80 milioni sul piatto, inizia a vacillare, ti siedi, ascolti per forza di cose. E dato che l'anno scorso Bremer è passato alla Juventus, anche se sembrava dover andare all'Inter, si è stata tutta estate tira e molla, poi l'Inter non ha avuto la forza economica per andarlo a prendere perché Skriniar non si è mosso, se il Milan cede Tonali e quindi ha la possibilità di investire quel denaro fresco senza dover aspettare incastri particolari, non mi sorprenderebbe che tra Inter e Juventus, tra le due litiganti, il terzo gode, e quindi il Milan, perché si ritrova con il buco a centrocampo e con dei soldi da investire. La valutazione la sappiamo, non credo che ci possa essere un'asta tiratissima, perché poi al massimo il Milan ti dice: sai cosa, grazie, ma vado a prendere un altro profilo. Però Frattesi piaceva al Milan, piace al Milan, e il Milan potrebbe ritrovarsi magicamente in vantaggio. Magari poi l'Inter l'ha già chiuso o la Juve l'ha già chiuso, quindi questo discorso non vale. Però attenzione, che secondo me può essere una pista da monitorare. Poi c'è Sergej Milinkovic-Savic, classe 1995, serbo, insieme a Vlahovic e a Kostic andrebbe a formare una vera e propria tribù di serbi. Tribù non è il termine adatto, però va bene. Centrocampista di qualità e quantità, perché comunque è un giocatore molto importante, un piedino veramente fatato all'interno di un fisico impressionante, è in forza alla Lazio da ormai tantissimi anni, la Serie A la conosce come le sue tasche. Quest'anno saluterà Roma per un motivo: scadenza del contratto 2024, quindi l'unico vero momento in cui lo Tito potrà cercare di monetizzare questo giocatore, che ha una valutazione di 50 milioni di euro, ma secondo me è abbastanza elevata per quelle che sono appunto le caratteristiche che abbiamo visto qui, cioè classe 95 e scadenza di contratto 2024. Quindi secondo me con 30, 35, 40 secondo me sono già tanti, te lo riesci a portare a casa
perché ovviamente 40, 30, 35, meglio di zero l'anno prossimo, sarebbe un colpo, perché non prendiamoci in giro, un giocatore veramente fortissimo, Sergej Milinkovic-Savic. Poi bisogna vedere se è quello che serve alla Juve, soprattutto se poi per prendere Savic sei costretto a sacrificare altri giocatori che magari vorresti tenerti stretto, ma questo è un altro discorso, ne parleremo eventualmente più avanti. Cesare Casadei, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, è un classe 2003, italiano, l'abbiamo visto da poco come capitano dell'Italia al Mondiale Under 20 perso in finale, centrocampista di qualità, trequartista anche, se vogliamo, in forza al Chelsea, anche se quest'anno ha giocato nel Chelsea Under 21, ha una scadenza di contratto al 2028 per forza di cose, perché è stato acquistato lo scorso anno dall'Inter per un prezzo molto elevato, intorno ai 20 milioni di euro, ha una valutazione di 12 milioni che appunto non può essere tale perché l'hanno pagato di più, la Juve era interessata in prestito, vediamo se questa trattativa poi si concluderà. Nome abbastanza particolare per la Juve, devo dire la verità, perché poi è un coetaneo di Miretti e sarei curioso di capire quale sarebbe poi nella testa della Juventus e di Allegri il ruolo effettivo di Cesare Casadei, non solo sul campo ma anche proprio a livello di spogliatoio, quindi vediamo un po' che cosa succede. E poi passiamo ovviamente agli esterni offensivi. Nicolò Zaniolo, un nome che ormai sta diventando un tormentone in casa Juve, l'abbiamo visto in più sessioni di calciomercato, però quest'anno qualcosa cambia. Classe 1999, italiano, ala destra o trequartista, è in forza al Galatasaray con un contratto in scadenza nel 2027. Una valutazione di 27 milioni, si parla addirittura di una clausola di 30, però... Sempre per quello che dicevamo prima, Galatasaray e Juventus hanno aperto questo dialogo, sono in contatto, stanno parlando, ci sono dei giocatori che interessano a Galatasaray, sono gli stessi giocatori che la Juve è in uscita, si potrebbe incastrare qualcosa? Probabilmente sì, a maggior ragione se il ragazzo darà disponibilità e punterà i piedi cercando, chiedendo il ritorno in Italia, magari proprio direzione Juventus, lo sappiamo, Zaniolo non ha mai fatto mistero di averti fatto Juve da piccolo, quindi potrebbe esserci questa volontà, come dicevamo prima, da parte di Tonali, che va da una parte, invece magari Zaniolo quella volontà potrebbe utilizzarla per realizzare il suo sogno di quando era bambino. Vediamo che cosa succede. E se la Roma l'anno scorso non riteneva interessanti le contropartite, ecco che invece Galatasaray potrebbe essere più interessato, quindi teniamo d'occhio il nome di Zaniolo, perché secondo me è davvero il nome più probabile. Anche l'anno scorso è stato un ballottaggio continuo con Di Maria, alla fine ha vinto il Fideo che torna al Benfica, che abbiamo affrontato in Champions, in Europa League. Anche qua avete avuto ragione nel correggermi. Wilfred Gnonto, nome molto strano secondo me, classe 2003, italiano, alla destra o sinistra oppure seconda punta, è in forza al Leeds United, avete visto la schiena di Ragù, benissimo, che anche loro sono retrocessi, scadenza del contratto 2027, valutazione 18 milioni secondo me molto, molto, molto elevata. Il fatto che sono retrocessi potrebbe far abbassare la pretesa, io non so se Gnonto potrà essere effettivamente un nome interessante per la Juve. Io devo dire la verità, non sono impressionato da Gnonto, l'ho visto giocare qualche volta con la nazionale, non ho visto chissà che cosa, con il Leeds ho visto che ha avuto delle statistiche non proprio eccellenti, ma ovviamente ancora troppo presto per giudicarlo in maniera definitiva, però sinceramente non è un investimento che in questo momento andrei a fare, lo riporto perché l'ho letto in più di un'occasione. Malcolm, un altro giocatore che arriva dal passato, perché quante volte è stato associato, accostato alla Juventus negli anni precedenti? Tante volte. Classe 1997, brasiliano, ala destra o sinistra, può giocare pure come seconda punta, ma è un giocatore che ha bisogno di spazio per sprigionare la sua velocità, la sua tecnica, è in forza allo Zenit San Pietroburgo, al contratto che scade nel 2027, ha una valutazione di 30 milioni, vediamo se effettivamente nel caso sarà così elevata, perché comunque si parla di soldini, non sono assolutamente pochi, secondo me si potrebbe anche cercare di abbassare in caso di volontà del giocatore di partire, poi bisogna vedere se la Juve è disposta a investire quella cifra lì per un giocatore come Malcolm. E poi arriviamo alla fine, questo è l'ultimo nome nella lista, io vi chiedo scusa, non ho idea di come si pronunci, mi viene da leggere Kakakalazze, classe 2000, georgiano, è una punta centrale, poi può giocare pure come ala, è in forza al Metz, che è una squadra che milita in Ligue 2, quindi non in Ligue 1, ma Ligue 2, ha fatto molto bene nella seconda categoria francese, ha un contratto in scadenza nel 2026, ha una valutazione di 10 milioni di euro,
alzo le mani, non l'ho mai visto giocare, non l'ho mai visto calciare un pallone, non ho idea di chi sia, non lo so assolutamente, ve lo riporto perché qualche settimana fa se n'era parlato. Se la Juventus deciderà di affondare il colpo, se decideranno di essere davvero interessati, giuro, prometto, ma lo sapete, mi metto qui, vado a informarmi, vita, morte, miracoli di questo George, vediamo che tipo di calciatore è, vi porterò, cercherò di fare anche una sorta di scheda tecnica, senza nessun problema, per il momento, apprezzate l'onestà, non ho idea di chi sia, magari è il nuovo Kvaratskhelia, che ne so, vediamo un po' che cosa succede. E questi ragazzi sono tutti giocatori che mi pare di aver letto accostati alla Juve, quelli un po' più insistenti, nomi importanti, meno importanti, nomi bizzarri, particolari, che mai avrei associato alla Juve, con un'esigenza in particolare, cioè trovare il sostituto di Cuadrado. Questa è la parte preliminare del mercato della Juve. Poi, come vi dicevo, bisogna capire chi verrà ceduto, perché almeno un nome big, secondo me, verrà ceduto alla Juve, dico almeno perché potrebbero essere anche due, e poi in base a quello la Juve dovrà muoversi sul mercato cercando altri profili. Ma per il momento questi sono i nomi un po' più plausibili.